cominciata così, tra applausi, risate e qualche amarcord nostalgico, la serata di gala per la presentazione ufficiale della squadra di pallavolo marchigiana Golden Plast Potenza Picena, che dal prossimo 14 ottobre militerà nel campionato di Serie A2 nel girone bianco. Andiamo a presentare altri due atleti. Una serata dedicata a giocatori, dirigenti, staff tecnico e naturalmente gli sponsor, animata dal cabarettista abruzzese Angelo Carestia. Nella platea del ristorante L'Orso anche l'assessore ai lavori pubblici di Potenza Picena, Luisa Isidori, che ha auspicato un ritorno delle gare casalinghe al Palaprincipi, mentre oggi si disputano all'Eurosuole di Civitanova, e poi Fabio Luna del CONI regionale, Roberto Cambriani della FIPAV Macerata e Franco Brasili di quella regionale, che ha subito precisato: per un ritorno al Palasport cittadino bisognerà aumentare la capienza di almeno 500 posti a sedere. Dire poche parole. Ma i veri protagonisti della serata sono stati naturalmente gli atleti della Golden Plast, 12 giocatori che tra siparietti divertenti e interviste improbabili hanno dimostrato di essere campioni anche fuori dal campo. Un campionato a 27 squadre che non sarà per niente facile, ma che il volley potentino affronterà al meglio, come tiene a precisare il coach Gianni Rosichini. Il campionato sarà sicuramente durissimo, non ce lo nascondiamo, anche perché con questa nuova ristrutturazione molte squadre hanno acquistato giocatori di caratura superiore pur di rimanere in A2. Noi siamo un gruppo ben composito perché abbiamo dei giovani secondo me molto promettenti, degli meno giovani con esperienza e ancora molto validi. È chiaro che la miscela di questa situazione non sappiamo ancora cosa ci darà, però secondo me abbiamo i presupposti per far bene. Mattatore della serata insieme a Giovanni Marcelli, speaker ufficiale della società, Carlo Muzzi, direttore generale della Golden Plast, che finché si scherza la prende con ironia, ma quando si parla di campionato e giocatori si fa subito serio. Le ambizioni ci sono sempre, come del resto anche gli altri anni, però quest'anno questi giovani insomma già sin da subito si sono dimostrati uniti e volenterosi di voler raggiungere degli obiettivi molto alti. Noi sicuramente li aiuteremo in questa esperienza, in questo cammino che sarà il campionato della prossima stagione, ma sarà loro comunque arrivare dove vorranno arrivare, perché mai porre limiti, e questo è un gruppo che di limiti secondo me non ne avrà mai. Insieme al presidente biancoazzurro Giuseppe Massera, a fare un in bocca al lupo ai ragazzi c'era anche il patron della Golden Plast, Germano Ercoli, azienda che fondò nel 93 e che oggi è diventata leader mondiale nella produzione di compounds termoplastici. È un supporto che Golden Plast fornisce al volley potentino ormai da qualche anno. Siamo soddisfatti e contenti di poterlo fare perché è una squadra della nostra città, Potenza Picena, è una piccola cittadina, e l'azienda nostra diciamo che è forse tra le più grandi che c'è in zona, e siamo contenti di poterlo fare. Al termine della cena la consegna del pallone d'oro del volley all'opposto Matteo Paoletti per aver segnato più punti di tutti nello scorso campionato, generando un'ovazione e un tripudio da parte dei presenti e soprattutto della tifoseria che a Potenza Picena, caso tra i più unici che rari, è guidata da un gruppo di donne.